Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come creare un cavo dati per la FlySky FS ISX. Il cavo dati serve per aggiornare il firmware della ISX e solitamente viene fornito nella confezione della radio. Tuttavia potrebbe capitare che non abbiate questo cavo, perché magari avete preso la radio usata o perché non era fornito nel bundle di un drone RTF. Precisiamo che il cavo dati della FlySky FS ISX non funziona con la ISX. Anche col cavo simulatore non è possibile fare nessun aggiornamento. Il cavo dati della FS ISX può essere acquistato a parte, in descrizione vi lascio il link su dove trovarlo, tuttavia oggi vediamo come costruirne uno da soli. Per prima cosa ci serve un cavo USB, possiamo usare un cavo dati o recuperarlo da una vecchia periferica, come ad esempio un mouse USB guasto. Poi ci servono dei pin. Anche questi possiamo recuperarli da vecchie periferiche, se proprio non avete vi lascio qualche link in descrizione su dove trovarli. Tagliamo il cavo in modo da tenere la presa USB. Dopo aver spellato il cavo USB abbiamo quattro fili, verde, bianco, nero, rosso. Rimuoviamo il rosso perché non ci serve. Dopo aver prestagnato i fili e i pin possiamo saldare. Adesso colleghiamo i pin alla porta trainer seguendo questo schema. Il pin del cavo bianco in basso a sinistra. Il pin del cavo verde in basso a destra. Il pin della terra tra la plastica e l'anello esterno. Solitamente tutti i cavi USB seguono questo schema di fili e colori. Tuttavia, se non siete sicuri o avete fili con altri colori, potete verificare con un multimetro che il vostro cavo USB corrisponda a questo schema. In descrizione vi lascio il link agli schemi USB. Adesso possiamo aggiornare la FlySky con il nostro cavo autocostruito. Per le procedure di upgrade vi rimando al tutorial completo che ho già realizzato in precedenza. Il link come sempre è in descrizione. Questo era il mio tutorial su come creare un cavo dati per la FlySky FS ISX. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.